the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls. Sword the fire, motherfucker! I'm set. Are you ready for me? The spirit in this music, I'm here to satisfy. You're moving where there's logic, where you can feel the sky. No reason to feel dirty, just take a look at me. I'll give you what you want, let's take a sample of ecstasy. We want to shake it out, your time is yours now. I want to feel so bad. Ha 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 ha! Battute iniziali per il Super Show e Telebari. Oggi siamo catapultati nella notte bianca di Bitonto, che vivremo in compagnia di ospiti illustri, i nostri super amici di Maria De Filippi. Non perdete questa puntata. The Voice, qui accanto a me, Samantha Di Scolpa. Ciao Samantha. Ciao, buonasera. Grazie, ciao. Finita la caramellina. Hai visto, l'ho mangiata? E anche un alito profumato, il che mi piace, al contrario del sottoscritto. No, non è vero. Sei pronta? Prontissima, sì. La notte è lunga perché cioè, sai a che ora cantiamo. Lo so. Spettacolo. Ho preso 7000 caffè. Hai capito, come Alex Britti. E a me è tutta una citazione cold. Tu invece cosa darai alla notte bianca di Bitonto? Sicuramente tanta grinta, tanta voglia di cantare, io non vedo l'ora, infatti guardo l'orologio, quando arriva l'una? Però sono emozionata perché tra l'altro non è la prima volta, è la seconda volta che vengo qui per la notte bianca, quindi mi sento leggermente a casa, tra virgolette. Però adesso torni carica di un nuovo lavoro, bella, io mi sono informata, aspetta che prendo gli appunti. Samantha Di Scolpa, come... aspetta, non mi dire niente. Sono tuo, sono mio, sei mio in ogni momento. Ok, già mi ero innervosita. No, era per far vedere che sono un po' impreparato, i miei rivali già stanno gioiendo, invece no, la so. Parlaci di questo tuo nuovo lavoro. Allora, la produzione di Max Marcolini e Alberto Lago Marsini, c'entra anche Leonardo Carabellese che te conosci. È un bel lavoro, è un singolo per il momento, quindi stiamo lavorando ancora per il disco, però devo dire che siamo partiti, mi auguro e spero, alla grande. Molto carino il pezzo. Assolutamente. Hai sentito? Sì, sul tuo fantastico MySpace. Ah, ho studiato anche le tue interviste passate, nonostante anch'io ti abbia intervistato precedentemente. Tu, io e te siamo tra i pochi a tifare ancora per l'umiltà. Esatto. Mamma mia, ma che scherzi. Un artista deve principalmente essere umile, assolutamente. Però diciamo che sono molto poca. Purtroppo ce n'è poca, purtroppo. Dovrebbe essercene un po' di più. Un artista che hai incontrato che invece lo stimi per proprio appunto per la sua umiltà? Allora, io ho fatto un lavoro da pochissimo che si chiamava, cioè un programma su Rai 1 che si chiamava Volami nel cuore, e ho lavorato veramente con artisti del calibro di Riccardo Fogli, come posso dire, Simona Bencini, la ragazza che cantava anche con i Matti a Bazar, Silvia Mezzanotte. Mezzanotte. Niente, sto io qua. Mamma mia, ma è meglio di me. È più preparato, devo dire. E veramente, credimi, eravamo diventati, non dico una famiglia perché sarebbe un po' troppo, però sono delle persone meravigliose, mi hanno lasciato davvero tanto. Veramente, e non avrei mai immaginato. Ho lavorato con persone che magari erano meno famose di loro e che se la tiravano alla grande ancora di più. E non dovevo... sono buono e non ti chiedo chi. Non me lo devi chiedere, infatti. Sta tutto. Però tu in cambio mi devi indovinare che animale abbiamo qui a Bitonto. Avviciniamoci. Vai. Indecifrabile, tra l'altro non si capisce, i piedi non ci stanno. Non ci stanno i piedi. La testa non c'è. Non ho capito. Forse da quell'altro, non lo so. Un falco? Senza ali. E le ali. Andremo a studiare, ma soprattutto. Un gargoyle. Okay. Direttamente da Notre Dame. Notre Dame. Qui è Samantha, vedi, tutti i tuoi amici sono arrivati. Oh caspita! Samantha, per chi volesse sentire tutti i tuoi lavori, cosa può fare?
assolutamente andare sul mio MySpace, io sono Samantha Discolpa e vedete un po' tutto, le mie foto, le mie canzoni, le mie interviste, un po' tutto. Adesso ci sarà anche questa intervista. Assolutamente sì, che scherzi, non metto questo. Scherzi, eh? Fantastica. Grazie. Fantastica come la tua voce, davvero, The Voice, altro che Frank Sinatra. No, assolutamente. Samantha Discolpa, punto e basta. Se per gli altri ragazzi, con gli altri ragazzi c'è stima, lei la adoro. Giulia! Ciao! Finita l'intervista, sei contenta? Ok, grazie, ciao! Un nuovo haircut! Sì, ti piace? Promosso. Grazie, ho cominciato. L'intervista è finita. Come va Giulia? Cosa darai a questo palco qui? Allora, cosa darò? Tutto quello che posso dare in una serata, insomma, farò di tutto per poter dare il meglio, per poter spaccare. Un po' di artificio. Vabbè, ballerò. Caspita, ha detto niente. Con la notte che rapporto hai? Tu sei nottambula, sonnambula, non so che. Parliamone. Insomma, perché io arrivata a un certo orario spengo. Sì. Sì, mi spengo totalmente. Infatti quando ho saputo che la serata cominciava a l'una mi sono fatta un po' di problemi, però ho preso molti caffè oggi, quindi sono bella sveglia. Un po' tutti qui, penso. Sì, per forza. Post Amici, cosa ne è stato di te? Cosa ne è stato di me? Diciamo che ho fatto quello che avevo in mente di fare comunque prima di fare il programma, nel senso comunque trasferirmi a Roma e cominciare a vivere là e a continuare a studiare lì. E poi da lì piano piano si entra nel giro, cominci a lavorare e piano piano le cose vengono comunque, tempo al tempo, però devi essere sempre tu a impegnarti e a stringere i denti. Giulia, grazie mille, cosa mi insegni? Cosa mi insegni? Guarda, ti posso insegnare, non lo so, mi hai insegnato un'onda. Vai. Così? Piega la mano. Ok, insomma non si dice, devi dire fantastico. Fantastico, sei bravissimo, ho portato per... Comincio a studiare danza da domani. Ok, da domani. Ti voglio vedere con le punte. Ah? E le onde saranno tutte fantastiche, grazie Giulia. È un vero piacere incontrare il mio istruttore personale di Moonwalk, Antonino. Ciao carissimo, buonasera Bari, Bitonto. Che dire, ci ritroviamo qui dopo quella lezione, ti ricordi? Non è andata proprio benissimo. Ma secondo me stavi imparando abbastanza bene, soltanto ci vuole costanza nelle lezioni e impegno. Ci siamo visti soltanto una volta, quindi stasera riprenderemo le lezioni. Che mi racconti, che stai combinando? Serate in giro, serate ovunque, sono stato anche a Gerba. Fantastico, sono stato in Gerba, Egitto. Che è in Tunisia. Volevo vedere se era per geografia e passi Michael Jackson, li conosce tutti, eh. E niente, sono stato lì una settimana a lavorare in un villaggio con Marta Rossi, non so se ti ricordi, la cantante. Certo, ha fatto anche Thrilling, Peter Pan, sì, so tutto. Adesso farà We Will Rock You, quello dei Queen. Fantastico. Farà la protagonista. Che dire, stiamo lavorando serata e poi ci sono in progetto qualche puntata a pomeriggio 5, che sarà, che adesso si chiama Domenica 5. L'hanno chiamato pomeriggio 5, adesso Barbarossa è cambiata, ha detto Domenica 5 era la prima puntata. Farò qualche esibizione lì e si vedrà. Poi ci sono anche i Modulo Project, sì, li conosci? Sono fortissimi, Modulo Project sono fortissimi. C'è Laccio, l'altro come si chiama? Aspetta, Laccio. Shake. Ma adesso sì. Poi ci sarà Antonino e vedremo chi è meglio. No, ma loro sono grandi, guarda, io mi chino a cospetto di Laccio e Shake perché sono dei ballerini veramente bravi e ti trasmettono qualcosa raro che io dica che qualcuno è bravo perché sono critico da morire. Poi il Moonwalk, adesso lo ripetiamo. Ripetiamo, allora, dovevi fare col piede indietro così. Oh! Ah! Che dire, salutiamo Bari dopo questo Pugna, scempio di lezioni. Salutiamo, un bacio, ciao! Sul palco qua che farai? Il mio cavallo di battaglia sarebbe? Non si può dire, quello che facevo da Amici, però c'è una canzone, non si può dire come si chiama. Perché? Una parola? Sì. Di me all'orecchio. Signor tenente.
this music, I'm here to satisfy your